Live inizia. Salve a tutti, bentrovati, benvenuti. Sono molto lieto di poter cominciare il ciclo dei seminari Loading IUCDC 2022. Io sono Fabio Ciraci, sono il General Chair del futuro convegno per il quale sono pensati questi seminari. Oggi cominciamo con l'intelligenza artificiale più il digital. Dirò soltanto due parole di ringraziamento per i relatori illustri che oggi danno grande valore a questo panel, ma poi passerò immediatamente la parola a Elenia Colonna che farà da moderatrice dello stesso e non presenterò i relatori perché lo farà Elenia e vi ringrazio tutti per essere qui e passo subito la parola alla collega. Sì, grazie Fabio e buonasera a tutte le persone che sono collegate. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti di Fabio, ma colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze, diciamo così, che stanno collaborando alla realizzazione di questo ciclo di seminari e in particolare voglio ringraziare Fabio Ciraci e Patrizia Migiano che stanno curando questo ciclo di incontri con tanta pazienza e tanta devozione, quindi grazie davvero. Io sono molto contenta di iniziare questo ciclo di seminari che ci porterà al convegno del prossimo gennaio e sono contenta per due motivi in particolare. Innanzitutto per il tema che affronteremo questa sera. Il titolo dell'incontro è Intelligenza artificiale, quali rischi per l'autonomia dell'umano e credo sia un tema più che mai attuale. Basti pensare alla pandemia che è ancora in corso. Uno degli effetti più significativi della pandemia è stato quello di aver accelerato in maniera significativa il processo di penetrazione, di diffusione del digitale nella nostra quotidianità, quindi anche dell'intelligenza artificiale. E se poi pensiamo anche ai programmi europei di riprese di sviluppo post pandemia, il Next Generation EU, beh, vediamo che uno dei pilastri del programma è proprio la transizione digitale dei paesi dell'Unione Europea. Quindi è un tema più che mai attuale, credo di estrema importanza, forse troppo poco inserito nel dibattito pubblico, perlomeno in quello del nostro paese. Quindi delle occasioni del genere per poter parlare di questi temi credo siano molto utili e dovrebbero essercene di più probabilmente. Perché è così importante questo tema che noi affrontiamo questa sera? Perché la coesistenza tra il digitale e l'umano, che è diventata ormai sempre più stretta, impatta in ambiti della nostra vita che diciamo, vanno dalla nostra salute alla nostra vita privata, al tempo libero, all'ambito del lavoro. E questa pervasività solleva anche delle questioni etiche molto importanti. È uno scenario che dovrebbe farci porre delle questioni etiche. Ad esempio, fino a che punto è giusto che un algoritmo decida qual è la prospettiva formativa per ciascuno di noi? Negli Stati Uniti, molti college c'è l'utilizzo molto frequente di sistemi collegati all'intelligenza artificiale che stabiliscono qual è il migliore percorso formativo per gli studenti. O ancora, fino a che punto è giusto che un algoritmo decida qual è il nostro partner ideale, ad esempio, o qual è la migliore cura per la nostra salute, o qual è la canzone che è meglio che ascolti mentre mi alleno o semplicemente mentre faccio la doccia. Fino a che punto è eticamente accettabile che l'intelligenza artificiale decida quale candidato assumere per un posto di lavoro? Molte aziende utilizzano dei sistemi per la selezione del personale che si basano sull'intelligenza artificiale. È un mercato in grande espansione, in particolare negli ultimi anni. Ecco, queste sono le domande che delineano uno scenario, particolarmente
particolare, molto complesso, che sono delle domande che un po' accompagnano, guidano l'incontro di questa sera e sulle quali io invito tutti quanti, tutte le persone che ci stanno ascoltando a riflettere a partire ovviamente dalle relazioni dei nostri ospiti, dei nostri relatori. E qui vengo al secondo motivo per cui sono molto contenta e molto soddisfatta, e con me tutti coloro che stanno partecipando a organizzare questi incontri, ed è il parterre degli ospiti di questa sera, dei relatori, che introduco molto, molto velocemente anche in ordine di intervento, e inizio con il presentare e ringraziare nuovamente il professore Guglielmo Tamburrini, che è professore ordinario di logica e filosofia della scienza all'Università Federico II di Napoli ed è uno dei massimi esperti italiani per quanto riguarda gli argomenti dell'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica. L'ultimo lavoro del professore Tamburrini, che ha curato con Fabio Fossa e Viola Schiaffonati, che sarà una relatrice di uno dei prossimi incontri del nostro ciclo di seminari, si intitola Automi e persone, introduzione all'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica. Quindi credo che sia in mood con questa serata. La dottoressa Maria Giovanna Gianfreda, che è una fisica di formazione, una ricercatrice, project manager in Weave SRL, che è una società che si occupa di innovazione digitale, ma in particolare di accompagnare le aziende nella trasformazione digitale, quindi offrendo consulenza in questi termini. Il dottor Angelo Alù, che ringrazio, è un dottore di ricerca in giurisprudenza, attivista per i diritti civili, consigliere Internet Society Italia e coordinatore dell'Osservatorio Giovane Internet. E poi ovviamente il discussant di questa sera, che è il professore Mario Bochicchio, presidente del Centro Digital Humanities dell'Università del Salento e dell'Università degli Studi di Bari. Ecco, si sarà notato che si tratta di un parterre di relatori ricco e vario. E come vi dicevo prima, siamo molto soddisfatti di questo perché l'incontro è stato pensato sin dall'inizio come un'occasione per riflettere su quelle problematiche di cui parlavo prima, quei quesiti, lo scenario contemporaneo caratterizzato appunto da queste domande di carattere etico che solleva la coesistenza tra umano e digitale. E avevamo pensato sin dall'inizio di farlo mettendo in luce delle prospettive diverse, dei punti di vista diversi, che sono comunque tutti utili, anzi forse indispensabili, per comprendere sempre di più la società digitale nella quale viviamo, o meglio la società on life, mi viene adesso in mente, giusto per citare forse l'espressione più nota del professore Floridi. Quindi ci rifletteremo tutti insieme, a partire ovviamente dalle relazioni dei nostri ospiti, procedendo in questo modo, appunto ascoltando le relazioni dei relatori, che invito gentilmente a rimanere nei 15 minuti per intervento. Poi ascolteremo il professore Mario Bochicchio, il nostro discussant, e poi eventualmente daremo la parola ai vostri interventi, alle vostre domande in chat. Prima però di iniziare, giusto una comunicazione di servizio, questo riguarda le studentesse e gli studenti Unisalento. La partecipazione ai seminari dà diritto all'acquisizione di un credito formativo. Tutte le informazioni riguardo al programma, ai link e al modo attraverso cui puoi appunto acquisire il credito sono disponibili sulla pagina web del Centro di Ricerca Digital Humanities, e comunque poi condivideremo il link in chat. Quindi adesso io mi taccio perché probabilmente ho tolto anche troppo tempo ai relatori, e invito quindi il professore Tamburrini alla presentazione della sua relazione dal titolo Etica dell'intelligenza artificiale, questioni strutturali, locali e globali. Prego, professore, grazie. Grazie, grazie molto Ilenia. Io non metterò delle diapositive perché diciamo vorrei mantenere un po' il livello colloquiale quanto più è possibile. Se ci sono anche,
come dire, interventi, osservazioni, mi fa anche piacere nel corso della mia presentazione. Allora, questioni diciamo in qualche modo quasi strutturali, cioè tutte queste applicazioni che noi vediamo, che veramente sono pervasive, come diceva Elenia, sono basate su che cosa? Sulla possibilità di apprendere sostanzialmente a svolgere certi compiti da parte delle macchine. Può essere suggerirti la canzone da ascoltare, oppure andare a fare una diagnosi medica, o a giocare a scacchi, oppure cose molto utili e importanti nella società. Alcuni di questi compiti sono svolti così bene da queste macchine, da questi sistemi di intelligenza artificiale, che addirittura prevede la possibilità che lo possano svolgere in autonomia. Appunto, per esempio, chi dobbiamo assumere, lo facciamo fare da una macchina, prendere una decisione di questo genere tra i vari candidati, le varie candidate, beh, insomma, si potrebbe anche fare. Oppure anche addirittura cose tipo giudizi in tribunale di un qualche tipo, se ne è parlato molto, no? Allora, quindi questa autonomia eventuale o capacità è sempre però molto orientata a un compito. Non parliamo mai di un'autonomia o di una capacità di tipo generale. Non solo non ne parliamo mai di un'autonomia di tipo generale, nel senso di una versatilità di poter preparare il gelato e conversare di un canto della Divina Commedia, oppure altre cose di natura completamente diversa, tutto insieme da parte dello stesso sistema. Ogni sistema apprende qualcosa di molto dedicato. Allora, quindi è un'autonomia di tipo operativo, che quindi va tenuta molto distinta da quella che è l'autonomia del soggetto. Qua ci sono dei filosofi che sanno moltissimo delle ascendenze di questo concetto dal punto di vista della filosofia morale e politica. E quindi è un'autonomia operativa orientata a dei compiti. Molto bene. Ma questo si basa su una rivoluzione sicuramente che c'è stata nell'intelligenza artificiale e che ha alcuni ingredienti fondamentali. Scusa, qua c'è una campana che sta suonando, suonerà anche fra un altro quarto d'ora. Allora, dunque, su questa rivoluzione si basa su che cosa? Sul fatto che ci sono grandissime capacità di calcolo, sul fatto che ci sono grandi dati, come ben sappiamo, da cui le macchine possono apprendere senza che in qualche modo ci sia un operatore umano che dica alla macchina quali sono le caratteristiche importanti da individuare in un'immagine, e quindi può fare tutto abbastanza automaticamente da questo punto di vista, e in più dal fatto che ci sono dei sistemi basati vagamente con una somiglianza sulle reti neurali biologiche, che hanno una rappresentazione subsimbolica, nel senso che non all'interno della conoscenza è un'elaborazione subsimbolica della conoscenza. Quindi risulta anche molto difficile da parte nostra comprendere ciò che avviene nei passi intermedi fra diciamo quello che è l'input e l'output di questi sistemi, il cui output in genere può essere una classificazione, l'individuazione di un valore, che è una risposta che però ha un carattere probabilistico, non di certezza assoluta, magari di una probabilità molto alta di correttezza, ma non di certezza assoluta. Allora, da tutto questo che cosa nasce? Nasce sicuramente questa versatilità, ma ci sono appunto delle questioni etiche che io direi sono quasi strutturali di questo tipo di intelligenza artificiale. Non è detto che sarà sempre così, e che sono l'opacità, una probabilità di errore collegata a un'idea di rischio e un problema di equità. Va bene? Questi, secondo me, sono dei problemi di fondo che dire, attraversano in modo orizzontale tutte queste applicazioni verticali di cui parlava Ilenia, no? Che cosa vuol dire questo? Che un sistema di questo genere, che ha delle prestazioni anche buone e molto spesso migliori di quelle di un essere umano, si dice superumane, però ha delle grandi limitazioni. Per esempio, se io gli chiedo: ma perché mi hai classificato quell'immagine come un'immagine di gatto? Non è in grado di rispondere a una cosa di questo genere. Perché hai classificato quello come un soggetto a rischio di una certa malattia? O perché
vuoi dare il posto di lavoro a quella persona piuttosto che a quell'altra? Sono domande che rimangono inevase. E questo è un'enorme limitazione che noi dobbiamo comprendere per capire bene come sfruttare l'intelligenza artificiale e come guardarci da alcuni problemi. Perché? Perché naturalmente il dar conto nelle relazioni umane e anche per quanto riguarda tutti questi compiti così importanti, è qualcosa davvero fondamentale. Il dar conto riguarda le norme logiche, no? Per esempio, io ho prodotto delle argomentazioni corrette, spiegami perché dal punto di vista del tuo ragionamento, norme scientifiche. Per esempio, in tutta la discussione sulla pandemia si discute molto, no? Se certi ragionamenti, certe ipotesi sono conformi al metodo scientifico oppure sono superstizioni. Norme di tipo morale, cioè spiegazioni e giustificazioni di decisioni che hanno una valenza morale, no? Allora, tutto questo, questi sistemi non sono in grado di farlo. E allora è chiaro che probabilmente bisogna pensare a un'interazione uomo-macchina e a una capacità dell'essere umano di assumersi delle responsabilità, il che non è sempre semplice perché questa è un'idea normativa e la realtà tecnologica non sempre permette che un essere umano con consapevolezza possa dire ok, allora sposo questa decisione o quell'altra. Veniamo poi alla questione, a un'altra questione, cioè la probabilità oppure la possibilità, passando dalla possibilità di un errore al rischio di un errore. Allora, un errore può essere molto raro e quindi avere una probabilità bassa, ma può essere tanto grave che pur avendo una probabilità bassa vogliamo scongiurarlo perché il rischio è molto alto. Per esempio, tutte le nostre discussioni sulle centrali nucleari sono di questo carattere, no? Allora, ci sono delle fragilità di questi sistemi di cui noi dobbiamo tenere assolutamente conto. Ci sta una tecnica che si chiama adversarial testing, cioè l'intelligenza artificiale antagonista, no, per così dire. Siccome questi sistemi effettuano, per esempio, delle classificazioni non basandosi sulle caratteristiche che sono salienti per l'essere umano, per esempio sul naso, gli occhi, la bocca nel posto giusto per riconoscere un volto, ma magari su altre configurazioni di dati, di pixel nel caso di un'immagine, che cosa può succedere? Che saranno anche molto più accurati di noi, come percentuali di errore, cose di questo genere, però possono commettere degli errori che sono sorprendenti. C'è un bellissimo articolo che fa vedere come modificando un'immagine di un pulmino scolastico in modo ma molto sottile, in modo tale che all'occhio umano questa modifica non ha nessuna significatività, addirittura le due immagini sembrano esattamente uguali. Bene, se gli dai la prima immagine modificata, il sistema classifica come un pulmino scolastico. Se gli dai quella modificata in modo che noi non ce ne accorgiamo, quindi noi siamo molto più robusti, lo classifica come un uccello, in particolare come uno struzzo. Se ve lo guardate, vedete, per esempio, nel primo libro di che aveva menzionato prima, era stato menzionato prima, proprio questo esempio. Allora, che vuol dire? Però attenzione, un momento, un pulmino scolastico, per esempio, se pensiamo all'impiego di intelligenza artificiale in guerra, è un oggetto protetto dal diritto internazionale umanitario, nei suoi usi normali, naturalmente. Uno struzzo, no? Quindi vi rendete conto se un sistema di riconoscimento, autonomo o meno, che dice ok, quello è un bersaglio legittimo, fa sparare un missile aria-terra su un pulmino scolastico. Quindi vi rendete conto, e infatti molti ricercatori di intelligenza artificiale sono da questo punto di vista terrorizzati, pensano che un evento raro di questo genere potrebbe compromettere tutta la reputazione di un campo che invece può fare tante cose importanti, no? È inutile che parliamo qua di tutti quegli esempi particolari, per esempio di tutti i bias razziali, eccetera, di cui sappiamo molto bene, e questi sono semplicemente eredità dei bias umani, perché la macchina impara da dati che vengono estratti ancora per molto tempo, penso, spesso da esperienze umane, non da esperienze di altre macchine. Però ecco una cosa che bisogna dire, quindi che
Oltre a questi problemi ce n'è un altro, il problema dell'equità, quindi superare questi bias, bias razziali, bias di genere, eccetera, eccetera, eccetera. Però attenzione, che cosa vuol dire equità? Equità può, ne sono state date almeno una ventina di definizioni diverse. Per esempio, uno potrebbe essere il bilanciamento rispetto a due categorie, a due classi, diciamo bianchi o neri, oppure verdi e rossi, ma a due classi il bilanciamento dei falsi negativi oppure dei falsi positivi. Però può essere anche una specie di parità predittiva di un classificatore oppure di un sistema di intelligenza artificiale che deve allocare in varie caselle questi individui, nel senso che le probabilità di errore sono equamente distribuite dappertutto. Bene. Ora c'è proprio un teorema anche molto semplice che dice che non puoi mettere insieme diciamo più di due di queste condizioni di equità. Allora, se ne vuoi una terza, devi scegliere per riuscire a mantenerle. E allora, questo vuol dire che l'etica in qualche modo ci dovrà essere sempre, perché naturalmente scegliere, per esempio, fra i falsi positivi o i falsi negativi, quale è più importante, è chiaro che nel caso di una malattia, un falso negativo può essere molto più importante. In altri casi, un falso positivo può essere invece più determinante. E quindi, diciamo, la riflessione etica, anche quella filosofica, deve accompagnare la progettazione, la scelta dei criteri di equità. Ora, un'altra cosa importante, mi sto avviando rapidamente alla fine, è un po' dobbiamo distinguere un po' da quella che potremmo chiamare etica da divano e etica real time, perché in un certo senso se un giudice si avvale di un sistema di intelligenza artificiale, si può sedere in poltrona, sorseggiare magari un ottimo cognac e ponderare se accettare o meno il giudizio del sistema di intelligenza artificiale o rigettarlo. Quando parliamo invece di veicoli autonomi o di armi autonome, beh, l'intervallo fra una classificazione, un suggerimento, una decisione, il momento dell'azione è così stretto che noi dobbiamo necessariamente delegare a una macchina, e quindi l'intervento di tipo etico può essere fatto soltanto nel momento della progettazione. E lì naturalmente non ci sono teoremi, là ci sono appunto, come diceva Fabio prima della riunione, diceva, beh, ci sono tanti modelli oppure principi etici che però spesso nella pratica possono anche confliggere. Dobbiamo privilegiare per esempio il benessere di tutti oppure un dovere che potrebbe essere considerato superiore a questa idea di benessere di tipo generale, no? Per esempio, io non voglio uccidere. Scusate, diciamo, parliamo del nazista del secolo scorso, appunto del secolo scorso. Non voglio uccidere il nazista perché io, per me, non uccidere è qualcosa a cui non voglio rinunciare. Ma so benissimo che se io lo uccidessi, quello non commetterebbe la rappresaglia e quindi non ucciderebbe tante altre persone. Quindi, dal punto di vista del benessere, sarei generale, sarei giustificato, ma non voglio farlo. Allora, tutto questo naturalmente nell'etica real time diventa molto grave. Finisco con una cosa. Noi però, vedete, qua stiamo parlando di problemi etici, per così dire, locali, che riguardano soltanto alcuni tipi di esseri umani, quelli che vengono soggetti a una decisione, per esempio, di assunzione o di progressione di carriera o no, ma ci sono dei problemi etici che riguardano tutti gli esseri umani allo stesso tempo. Quali? Beh, sicuramente la pandemia, ne abbiamo parlato, ma anche il riscaldamento climatico, ovviamente, riguarda tutti oggi in questo momento. E per esempio, naturalmente, anche quello su cui i fisici del secolo scorso si sono tanto impegnati, il problema esistenziale di una guerra atomica generale. Allora, l'intelligenza artificiale, come diceva Ilenia, è diventata tanto pervasiva che comincia ad avere un impatto su questi problemi che appunto non sono più quelli locali di cui abbiamo parlato finora, ma anche questi di tipo globale. Forse lo sapete, ha fatto i titoli dei giornali,
grandi sistemi di intelligenza artificiale per l'elaborazione del linguaggio naturale, che hanno anche scritto articoli abbastanza simili a quelli che un giornalista può scrivere, per il loro training, il loro addestramento su grandi basi di dati, hanno fatto un calcolo che richiedono un consumo, diciamo, no, comportano una un'emissione di gas serra equivalente a quella di 5 automobili durante tutto il loro ciclo di vita. Se voi pensate che addestrare sistemi di intelligenza artificiale, decine di questi o centinaia di questi nelle università italiane, è questione di un giorno o di due giorni, perché il miglioramento dell'accuratezza è quello a cui si cerca di andare incontro. Beh, ci sono delle responsabilità allora della comunità di ricerca rispetto al problema di abbassare l'impronta ecologica dell'intelligenza artificiale? Questo è un grosso problema. E naturalmente questo si iscrive nel tema più grande, che è quello là dell'impronta ecologica del digitale in generale, che sembra così volatile e così impalpabile, ma materiale e si basa su grandi data center. Per quanto riguarda anche la guerra, diciamo quella lì che potrebbe essere un olocausto nucleare, l'intelligenza artificiale comincia ad avere una qualche rilevanza. Perché? Perché naturalmente i sistemi di armi nucleari dipendono da che cosa? Da sistemi digitali e sempre di più così di comunicazione, controllo e comando. Bene, questi naturalmente sono soggetti a ciberattacchi e oggi nuovi strumenti di intelligenza artificiale vengono utilizzati sia per difendersi dai ciberattacchi ma anche per automatizzarli e portare quindi anche il livello del conflitto cyber al di là di quello che è il ritmo sostenibile da parte degli esseri umani dal punto di vista percettivo e cognitivo, quindi accelerare questo ritmo in modi tali che, ecco, anche il controllo umano, l'autonomia dell'umano in questo compito così delicato e così gravoso come quello del fare o non fare la guerra, quello del controllare l'azione bellica, potrebbe essere messo in pericolo. Ecco, quindi questo vi ho detto, ci sono dei problemi quasi strutturali, eccola qua, dopo l'altro quarto d'ora, quindi la campana, quindi adesso è finito il mio tempo, quindi dei problemi quasi strutturali da cui discendono un po' tutti questi problemi locali, che ci devono orientare un pochino nel dire sì, in questi casi va bene, in questi altri casi possono essere invece l'autonomia delle macchine, in questi altri casi possono essere solo sistemi a supporto di decisioni che devono fermamente rimanere nelle mani umane, e poi la pervasività dell'intelligenza artificiale le sta cominciando a fare avere un impatto su questi problemi troppo poco discussi, che io direi sono problemi etici globali, perché riguardano tutti noi allo stesso tempo. Finito. Grazie, grazie professore. Il timing con le campane comunque è fantastico. è molto stiloso, è veramente fantastico. C'è stato un problema con la dottoressa Gianfreda, che si è dovuta un attimo scollegare, ma a quanto pare ha risolto un problema, quindi tra poco dovrebbe essere in grado di riconnettersi. Io ringrazio il professore Tamburrini, diciamo che siamo andati subito al cuore del problema e la complessità dello scenario che stiamo raccontando questa sera, no? In particolare quando il professore ha parlato dei limiti di una parte, di un tipo di intelligenza artificiale, sono proprio quei limiti che poi possono causare tutta quella serie di discriminazioni che hanno coinvolto e che continuano a coinvolgere diversi sistemi di intelligenza artificiale, come quelli, appunto, che aveva citato il professore, del riconoscimento visivo, ad esempio. Quindi io vedo un attimo se è rientrata la dottoressa Gianfreda, ancora no. A questo punto lascerei la parola al dottor Angelo Alù, in attesa che rientri Maria Giovanna Gianfreda. Quindi il dottor Angelo Alù, diciamo, focalizzerà l'attenzione su un ambito particolare di quello di cui stiamo parlando questa sera, sempre
diciamo, focalizzando l'attenzione su una dimensione di questo scenario di coesistenza tra digitale e umano che è di fondamentale importanza perché riguarda la regolamentazione giuridica dell'intelligenza artificiale. Quindi penso che sia ecco, un fattore determinante questo relativamente a quello che sarà il rapporto che noi avremo con l'intelligenza artificiale. Quindi lascio la parola al dottor Alù che credo abbia delle slide da presentare, quindi chiedo di condividerle in modo che possiamo anche mandarle online. L'intervento del dottor Alù, buonasera, si intitola, sì, un attimo. Si intitola. Eccolo qui, le sfide dell'intelligenza artificiale tra problemi etici e ritardi giuridici, quale futuro? Prego, dottora Lu, grazie. Non la Dottor Lu, sentiamo. non la sentiamo, dovrebbe attivare il microfono. Adesso dovrebbe funzionare. Ecco, adesso mi sentite? Perfettamente. Perfetto. Va lento tra il mio click dell'attivazione e disattivazione, quindi credevo che fosse stato già attivato, invece no. Allora, in attesa di aprire il file, sperando che si apra, anche se mi sta dando problemi, quindi credo. Voi comunque come audio mi sentite adesso? Perfetto. Benissimo, benissimo. Allora, io Sì. non riesco a capire come mai dalla mia piattaforma ci sia il problema di caricare il file. Chiedo a voi se è possibile caricarlo, altrimenti vado a braccio, non è un problema di Dottore, se vuole organizzativo. può condividere il suo schermo, io posso riprodurlo in diretta senza problema. D'accordo. Allora, io sto cercando di cliccare, solo che non si sta aprendo. Anzitutto ringrazio co comunque Ilenia, stavo dicendo, e in generale l'organizzazione. Credo che l'approfondimento in questo momento dedicato alla tematica dell'intelligenza artificiale, peraltro con una metodologia di discussione trasversale che a mio avviso rappresenta il focus principale di condivisione, andando a appunto condividere aspetti che non afferiscono ad una specifica branca o settore di riferimento, ma con un'apertura appunto multidisciplinare, sia l'elemento centrale della discussione dedicata a qualunque aspetto tecnologico, a maggior ragione riguardante il tema dell'intelligenza artificiale. Affrontare con un approccio troppo specifico, troppo settoriale legato ad una branca di riferimento, un fenomeno così per definizione appunto multidisciplinare e trasversale, credo che non sia l'approccio corretto. Da giurista in primis ne sono convinto, ma in generale da attivista e da utente che vive, subisce questi processi di mutamento. Quindi l'approccio che avete scelto di trattazione credo che sia quello, dal mio punto di vista, corretto. A partire dagli enormi dubbi e implicazioni etiche che ha posto il professore Tamburrini, che io ho letto peraltro nell'ambito degli studi e delle attività che svolgo, e naturalmente mi offre spunti di riflessione e di interesse che stimolano anche la mia ricerca e il mio interesse di approfondimento della materia. Partirei da quello che in termini di ritardo o di stato dell'arte il diritto, l'approccio regolatorio offre, e poi da questo delineare una panoramica applicativa tra criticità e benefici che nelle sue variegate applicazioni l'intelligenza artificiale offre, per porre dei dubbi, perché in questo momento io stesso sono alla ricerca di soluzioni di fronte a una serie di dubbi
e in qualche modo interrogativi che non riesco a definire con risposte certe e assolute. Nel frattempo non so se voi vedete qualcosa o meno. Chiarissimo, noi stiamo condividendo le sue slide, se lei perfetto. Deve andare avanti io posso inviarle. Sto condividendo il mio schermo, quindi in questo momento siamo passati. Allora, possiamo andare avanti con la prima slide, quella della definizione di intelligenza artificiale, solo per evidenziare quale sia in questo momento l'approccio soprattutto regolatorio europeo, un approccio che tende, vedremo poi brevemente entrando nel merito di qualche spunto, naturalmente io mi limiterò a fare dei cenni rispettando il limite di tempo indicato, quindi quello che emergerà in questa riflessione sarà una panoramica necessaria. Necessariamente generale, che poi ognuno di noi, se vorrà, approfondirà in altra sede. La tendenza regolatoria, soprattutto europea, è quella di utilizzare categorie, diciamo generali, anche con un approccio definitorio che nel diritto tende molto spesso o con l'uso di principi generali o con la classificazione e la formulazione di appunto definizioni molto ampie, a definire e delineare sul piano normativo e giuridico qualunque fenomeno sociale, economico esistente nella realtà pratica. E questo noi lo troviamo anche riferito al fenomeno dell'intelligenza artificiale, dove si delinea con questo approccio molto generico, molto ampio e variegato un approccio di definizione che va ad includere praticamente qualsivoglia idea di applicazione algoritmica di sistemi, applicazioni, strumenti che in qualche modo presuppongono appunto processamenti, tracciamenti e utilizzazione di dati in funzione di risposte da offrire per qualunque tipo di soluzione, includendo peraltro in questa definizione una delle ultime... Mi sentite? Sì, sì. Sì. Includendo, scusate, io nel frattempo appunto ho sentito... qualche commento, quindi credevo che ci fosse un'interruzione o qualche domanda, ovviamente se c'è interrompetemi in qualsiasi momento per anche una condivisione reciproca di considerazioni. Quindi partendo da questo si tende soprattutto nel panorama europeo, e passerei alla successiva slide, a normare da un punto di vista appunto regolatorio questo fenomeno. Il processo di normazione che si è realizzato a livello europeo, se potete, chiedo di scorrere le slide, ma va bene lo stesso, io comunque proseguo facendo il ragionamento appunto in materia di normativa europea. Come sapete, da qualche mese è stata presentata la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, a seguito di una fase dialogica informale, formale, di proposte e raccomandazioni che negli ultimi anni si sono determinati nel contesto delle istituzioni europee, sino all'elaborazione di questa proposta, che quindi ancora non formalizza in via giuridica cogente una disciplina di riferimento. Inizia l'iter di approvazione che, se bene andrà, sempre richiederà un paio di anni nella definizione ufficiale di questo regolamento. Un regolamento che nell'approccio delle intenzioni europee sicuramente come vantaggio ha quello di definire, normare, disciplinare il fenomeno, cogliendo il legislatore europeo la necessità
necessità di dare una soluzione sul piano normativo a fronte di un fenomeno che ormai da un punto di vista tecnologico è totalmente pervasivo, come è stato accennato anche nel precedente intervento. E quindi certamente evitando una lacuna, un vuoto normativo totale, il legislatore europeo interviene e lo fa con questa finalità, dice nella presentazione della proposta, creare un quadro normativo solido e flessibile che da un lato assicuri la possibilità di innovazione del settore tecnologico senza frenare appunto lo sviluppo che ne deriva, ma al contempo dare una necessaria regolamentazione appunto giuridica finalizzata a tracciare delle linee guida di questo sviluppo sempre più pervasivo. Quindi certamente io questo lo vedo come vantaggio. Come criticità rispetto a quello che si fa altrove, io personalmente vedo anzitutto questo ancora approccio iniziale di una normativa che non esiste e che, come detto prima, se andrà bene richiederà sempre qualche anno, e quindi è probabile, andando un po' in questa contrapposizione che ha sempre caratterizzato il diritto e la tecnologia, è probabile che nel momento in cui prenderà ufficialmente forma e entrerà in vigore questa disciplina, possibilmente si verificheranno delle novità talmente rilevanti da rendere in qualche modo anche inutile quello che è stato fatto sino ad ora da un punto di vista appunto regolatorio. E questo è un problema di tempistica come criticità che un po' tratteggia l'approccio civil law di qualsiasi tipo di ordinamento giuridico rispetto al tema della tecnologia. Altra criticità la vedo in un approccio eccessivamente appesantito, sebbene il legislatore europeo dica di realizzare un quadro flessibile, ci sono ben 85 articoli più i considerando che rendono la disciplina abbastanza, io dico, burocratizzata nella regolazione di questo fenomeno, peraltro con uno strumento, il regolamento, che è a una portata cogente di centralizzazione della regolazione, e quindi questo lo leggo come poco compatibile con un'esigenza di flessibilità che per definizione dovrebbe davvero caratterizzare la regolazione del fenomeno, specie se lo raffronto rispetto ad altri approcci che in contesti internazionali, in altri ordinamenti giuridici, già da anni sono stati implementati, avviati, realizzati in materia, soprattutto nell'ambito degli ordinamenti di common law, ma in generale transeuropei, in cui già da 3-4 anni esistono strategie ben approvate, implementate, attuate, revisionate. Mi riferisco al contesto degli Stati Uniti d'America, al contesto indiano, al contesto della Corea, tra le principali realtà all'avanguardia nel settore, in cui con un approccio totalmente diverso da quello europeo, poche norme, pochi principi e quasi tutto delegato all'autoregolamentazione del settore, dando soltanto delle linee guida minime, si è da anni adottato questo approccio molto poco invasivo e appunto orientato a stimolare in via fattuale e tecnologica il settore. Io non so se sia l'approccio corretto. Mi scusi, dottore, lui abbiamo un altro minuto. E allora, sulla base di questo, comunque mi avvio alle conclusioni dicendo: io non so quale sia l'approccio corretto nella regolazione giuridica, però di fronte ad una serie di casi applicativi che emergono, li ha citati, erano nelle mie slide, ma li ha citati il professore Tamburrini, quindi non è inutile che li rievidenzio, proprio indicando i temi dell'intelligenza artificiale applicata ai veicoli autonomi, alla sanità, alla guerra, alla giustizia, persino intravedendo anche implicazioni
che sembrerebbero fantascientifiche almeno qualche anno fa, di androidi dalle sembianze umane con applicazioni di sensori tecnologici installati in qualunque parte del corpo. Sembravano film di fantascienza, ormai sono all'ordine del giorno, con sviluppi tecnologici sempre più spinti verso l'impensabile. Io mi chiedo quale sia effettivamente, lascio con questo il dubbio anche a voi partecipanti, quale sia effettivamente il ruolo del legislatore, il ruolo del diritto di fronte a queste sfide, se l'intelligenza artificiale, oltre ad avere un'implicazione tecnologica, possa essere considerata o meno il paradigma fondante di una nuova era, di un nuovo patto sociale e giuridico, rispetto al quale è un dubbio che mi pongo se effettivamente gli stati, le organizzazioni internazionali siano ancora effettivamente centrali come attori nel dettare le regole del gioco, o se l'intelligenza artificiale inauguri una nuova era con l'avvento di nuovi attori che saranno in grado di imporre in qualche modo nuove regole del gioco. Con questo dubbio chiudo il mio intervento e vi ringrazio ancora per il coinvolgimento. Grazie al dottore Angelo Alù, molto interessante anche il suo intervento, che ha sottolineato come effettivamente purtroppo i tempi legislativi e quelli della tecnologia, ecco, sono molto diversi. La legislazione deve inseguire con affanno la tecnologia e difficilmente riesce a raggiungerla. Adesso lasciamo la parola alla dottoressa Maria Giovanna Gianfreda. Anche la dottoressa Gianfreda ha delle slide da presentare, quindi la invito a condividerle e la invito sempre a rimanere nei 15 minuti dell'intervento. Il titolo della relazione è Artificial Intelligence for Talent Management. Grazie dottoressa, salve, prego. Salve a tutti, grazie mille per l'invito. Allora, un attimino che cerco. Allora, vedete lo schermo condiviso? No, ancora no. Ancora no. Vediamo un attimo. Adesso. Sì, no, sì. Non lo vedi. Adesso, sì. Adesso lo vediamo, sì. E lo stiamo anche trasmettendo. Prego. Ok, perfetto. Dunque, io sono contenta del fatto che dagli interessanti interventi precedenti siano emersi molti dubbi e poche risposte, perché è la situazione in cui su questo tema ci troviamo anche noi che siamo dal lato applicativo, quindi noi nell'industria. Io sono, parto sì con un'ovvia introduzione, anche se sappiamo tutti cos'è l'intelligenza artificiale, sappiamo che le sue origini sono nel famoso articolo del 1950 di Turing, in cui formulò il noto test di Turing. Però sappiamo bene che a livello applicativo oggi per intelligenza artificiale si intendono tutta una serie di altre declinazioni, e spesso il termine è anche un poco inflazionato, perché chiamiamo intelligenza artificiale anche dei processi e degli algoritmi di analisi. Fondamentalmente quello che noi adesso chiamiamo intelligenza artificiale è quel ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software che sono dotati di capacità tipiche dell'essere umano. Fondamentalmente la comprensione e l'elaborazione del linguaggio naturale e delle immagini. E un sistema intelligente fondamentalmente si basa su algoritmi che elaborano un'enorme quantità di dati, questa è la caratteristica principale, ed è quindi in grado di perseguire autonomamente una finalità definita partendo da decisioni solitamente affidate agli umani.
Perché noi a WIV ci occupiamo di intelligenza artificiale? Noi in azienda siamo specializzati nella creazione di applicativi a supporto delle attività del management HR, delle risorse umane. Quindi il processo di scelta dei candidati adatti per il ruolo cercato, quindi il reclutamento delle risorse e l'identificazione dei migliori talenti. In questo particolare settore io vi voglio fare dei piccoli esempi per identificare, anche se sono dei fatti che sicuramente a voi noti, però identificare quali sono le tematiche di questo ambito che sono legate all'intelligenza artificiale e a tutti poi i problemi che ne derivano. E, i tool in questo ambito, quindi nel reclutamento di risorse e nel talent management, sono già presenti da molti anni e esistono indipendentemente dall'intelligenza artificiale. Semplicemente molti tool servono ad automatizzare il processo di assunzione manuale e risparmiare tempo, quindi setacciare i curriculum, e quindi non hanno nulla a che vedere in origine con l'intelligenza artificiale. Negli ultimi anni però questi algoritmi sono entrati a far parte della vita di noi che lavoriamo in azienda. Nel 2020 un'indagine globale sulle direttrici di cambiamento delle organizzazioni ha rilevato che il 70% delle persone che lavorano in aziende stanno valutando soluzioni basate su intelligenza artificiale, quindi non solo ovviamente nel nostro ambito ma in tanti altri. E la prima volta in cui io ricordo, quando si iniziava, lavoravo in un'altra azienda sempre in ambito di trasformazione digitale, nel 2018 è stata la prima volta in cui mi sono posta il problema dell'intelligenza artificiale e dell'etica. Ricordo che questo articolo che è apparso su Science Robotics evidenziava le 5 sfide etiche dell'intelligenza artificiale. Perlomeno in Italia se ne iniziava a parlare ancora, insomma, in quel periodo. E fondamentalmente questo articolo evidenziava tutta una serie di problematiche legate al rapporto tra uomo e intelligenza artificiale, per esempio l'equilibrio tra fiducia e controllo, il cambiamento dei profili di responsabilità, il rischio di svalutazione delle competenze e delle capacità umane, il rischio di intaccare il libero arbitrio dell'uomo. E in particolare quello che è legato al settore in cui lavoro io è il rischio di replicare non solo le qualità ma anche gli errori e difetti dell'agire umano. Ed è quello di cui parleremo nelle prossime slide. Infatti il tema è che gli algoritmi di intelligenza artificiale imparano da dati generati da umani e i programmatori sono degli esseri umani, quindi in qualche modo questi algoritmi ereditano i nostri errori. Questo è un problema che si evince nell'ambito del reclutamento delle risorse umane. Quindi, come dicevo prima, esistono già da tempo dei software che aiutano il team HR nel reclutamento del personale. Questi software sono basati sul matching di parole chiave tra la descrizione del lavoro offerto e le caratteristiche del candidato, e fin qui non c'è nulla che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale cosa fanno però? Ottimizzano questo meccanismo. Il meccanismo è chiamato intelligent matching. Quindi l'analisi di grandi moli di dati permette di sviluppare delle procedure più sofisticate per ottenere delle
e corrispondenze più accurate. E il meccanismo in questo ambito è lo stesso di quello che è utilizzato per tipo Netflix o piattaforme che danno dei suggerimenti. Un vantaggio, ricordiamo, degli algoritmi di intelligenza artificiale è la loro capacità di imparare, perché nel tempo la qualità del matching migliora. Un'altra cosa da sottolineare è che non solo l'algoritmo di intelligenza artificiale velocizza un qualcosa che già facevano i tool precedentemente, quindi non solo aiuta nel matching tra delle caratteristiche e le caratteristiche del candidato, ma serve anche a identificare queste caratteristiche. Quindi l'analisi storica dei dati relativa a tutti i dipendenti assunti negli ultimi tot anni identifica un set di parole chiave che sono associate in qualche modo ai candidati migliori e quindi suggerisce al team delle risorse umane di cercare quelle parole specifiche nei curriculum dei candidati. E questo è diciamo un'operazione molto interessante, molto utile, però e ci rendiamo tutti conto di quanto potenzialmente poi sia pericolosa. E sicuramente avrete sentito parlare del caso che ha fatto storia sull'intelligenza artificiale sessista nell'algoritmo utilizzato da Amazon, un progetto del 2014. Amazon ha utilizzato dei software per individuare i migliori talenti in campo tecnologico e il software prediligeva curriculum maschili basandosi sull'andamento delle assunzioni dei 10 anni precedenti. Ci sono state tutta una serie di tentativi di migliorare questo software, sono stati fatti degli aggiustamenti, però il progetto è stato comunque chiuso nel 2017. E insomma stiamo parlando di Amazon, quindi non degli improvvisati. Questo semplicemente per far capire dal punto di vista poi tecnico quanto possa essere complicato riuscire a risolvere il problema di questo tipo. La situazione qual è? Se un'azienda è storicamente a prevalenza maschile, è molto probabile che l'algoritmo intelligenza artificiale allenato su dati storici possa concludere che i dipendenti uomini siano i più validi. E un altro problema è che a volte i fattori che portano a discriminazione sono correlati indirettamente ai parametri che il sistema di intelligenza artificiale analizza, quindi a volte la correlazione è ovvia, a volte subdola. Facciamo un esempio: se un algoritmo considera un parametro come parametro il codice, il CAP della città in cui vivono i candidati, perché per esempio vuole trovare la correlazione tra quanto è facile per i candidati arrivare al lavoro e il loro rendimento, può capitare che per esempio però le aree geografiche siano abitate da etnie diverse e quindi automaticamente quel tipo di ricerca porta a una discriminazione razziale, anche se il collegamento in questo caso è indiretto. Quindi la situazione è che i dati relativi a dipendenti già assunti ovviamente modificano le procedure di hiring e inclusi gli errori commessi. Altre cause di discriminazione possono essere per esempio il modo in cui sono implementati gli algoritmi, perché alcuni filtri possono essere applicati inconsapevolmente dai programmatori. Quindi ovviamente se un data scientist seleziona un dataset iniziale poco adeguato, l'algoritmo soffrirà inevitabilmente di quel condizionamento nonostante la sua capacità di migliorare nel tempo. Quindi la domanda qual è? Possono gli algoritmi stessi essere parte della soluzione?
Questo a mio avviso, in base alla nostra esperienza e anche a quello che riesco ad estrapolare da quello che succede attorno, credo che la risposta ad ora sia sì parzialmente. Perché parzialmente? L'algoritmo stesso può essere bravo ad identificare dei fattori che sono, per esempio, correlati non in maniera ovvia a fattori di discriminazione, e quindi un algoritmo può aiutare a identificare dei parametri che a noi non sembrano ovviamente correlati a fattori di discriminazione, ma in realtà lo sono, e quindi in qualche modo possono sottolineare al programmatore che bisogna fare attenzione non solo a tutti i parametri come sesso, etnia, età, livello di istruzione, ma anche un altro set di parametri che dipenderà da caso per caso, che sono correlati a questi fattori di rischio. Però è evidente che gestire in modo appropriato questi algoritmi richiede a monte la comprensione del problema e educare gli algoritmi ad essere inclusivi è possibile a patto che lo siano le persone. Quindi la mia esperienza in questo settore mi porta a pensare che sì, lo strumento può essere utile se c'è una forte comprensione da parte degli analisti del problema, una forte sensibilità. Anche banalmente assumere programmatori con diverso genere, etnia e cultura può contribuire a mitigare il problema, o anche effettuare dei test finalizzati ad identificare questa problematica, quindi tutta una serie di strumenti tecnici che si possono utilizzare, però non ne riesco a identificare qualcuno che effettivamente sia avulso dalla comprensione del problema da parte di chi lo usa, in questo caso di chi lo usa a livello di manager delle risorse umane, ma anche a livello di programmatore che scrive l'algoritmo stesso. E fondamentalmente questo è il cuore del mio intervento. Io poi avevo brevemente preparato un'altra piccola lista di altre situazioni aziendali in cui possono essere a supporto algoritmi di intelligenza artificiale, tipo i tool di valutazione delle competenze. Anche questi adesso sono aiutati dall'intelligenza artificiale, anche dei tool che misurano e aiutano il dipendente nell'avanzamento di carriera. Però quello su cui volevo focalizzarmi era fondamentalmente il processo di hiring. E poi infine volevo semplicemente sottolineare, ma anche questa è una cosa sicuramente nota a voi che siete esperti del settore, che per noi che scriviamo e che cerchiamo di scrivere progetti europei in quest'ambito, una linea, una guida. E adesso questo documento, gli orientamenti etici per l'intelligenza artificiale, che è stato suggerito dall'Unione Europea, in cui vengono elencati fondamentalmente in 7 punti i requisiti di un'intelligenza artificiale affidabile, per quanto poi ovviamente possa essere relativamente facile o difficile e implementare un software che rispetti esattamente e che sia fedele a questi principi. E inoltre la Comunità Europea ha anche ultimamente, proprio nel 2020, questo l'ho scoperto adesso, in realtà ha anche un tool che aiuta le aziende
a fare una sorta di self-assessment per, come qui che serve un po' da guida per capire se i propri prodotti sono, diciamo, sulla via giusta per rispettare queste regole. E direi che sono... Mi sentite? Sì, ci sentiamo. Ah, ok. Credo sì di aver finito il tempo a disposizione, ho cercato di essere il più veloce possibile. Grazie dottoressa, quindi diciamo che sarebbe cosa buona e giusta che si aumenti l'inclusività nelle scuole dei programmatori e dei tecnici informatici. Sì, innanzitutto. Diciamo che il mio resoconto è questo, nel nostro lavoro assolutamente non se ne può fare a meno, non c'è un... non ci sono altre soluzioni. Si rischiano poi di riproporre gli stessi pregiudizi che sono poi propri dell'essere umano, quindi bisognerebbe essere più inclusivi. Prima di lasciare la parola al professore Bochicchio, al nostro discussant, solamente un dato perché si collega alla presentazione della dottoressa. Solo nel 2019 il mercato globale dell'intelligenza artificiale nel campo delle assunzioni è stato valutato 580 milioni di dollari, quindi è un dato piuttosto significativo di quanto come sta evolvendo questo mercato, quello della selezione del personale attraverso gli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Quindi io adesso passerei la parola al professore Mario Bochicchio, al nostro discussant. Prego professore. Buonasera a tutti, sono molto contento che ci sia stata questa opportunità di ascoltare i nostri relatori. Adesso vorrei provare, questo sistema che stiamo utilizzando ci fa vedere fra di noi, ma non ci fa vedere gli studenti e gli ascoltatori che abbiamo dall'altra parte, quindi adesso provo un po' a mettermi nei loro panni e a dire è pomeriggio tardi, è quasi sera, siamo tutti quanti stanchi, proviamo un po' a vivacizzare. Allora, la prima osservazione che vorrei fare al collega Guglielmo Tamburini, relazione estremamente interessante, grazie, è questa, no? Quando io incontro un ragazzo maleducato, mi viene da chiedergli: ma chi sono i tuoi genitori? Ma che ti hanno insegnato? Quando incontro un ragazzo che non ha conoscenza della materia, per esempio in università, mi chiedo: ma tu dove hai studiato? Ma che cosa ti hanno insegnato? Allora, una delle mie abitudini è quella di definire il computer come uno specchio, no? Ma non è che il computer sia nato con il cuore delle macchine di intelligenza artificiale, che cos'è? È il machine learning, il fatto che la macchina impara. Facciamo un esempio concreto. Noi abbiamo programmato per anni sistemi di traduzione, venivano fuori delle porcherie. Uno degli esempi più famosi è la traduzione del Vangelo, dove lo spirito è forte ma la carne è debole, e debole diventava il vino è buono ma la carne non è un granché. Questo era il meglio che sapevano fare i nostri sistemi. Poi a un certo punto abbiamo creato il machine learning, io sono un informatico quindi faccio finta di essere capace di creare un sistema di machine learning, e abbiamo inventato i sistemi di machine learning, questi hanno imparato da soli come si fanno le traduzioni e oggi sono capaci di fare delle traduzioni di eccellente livello. Allora io mi chiedo: ma quando un sistema di intelligenza artificiale, per esempio, non è trasparente, non è che sotto sotto stia imparando, per esempio, da quegli addetti che al Parlamento mettono la manina per cambiare le leggi all'ultimo momento e fanno le modifiche che fanno comodo a loro? Questa trasparenza fino a che punto non è voluta? Qui mi permetto una provocazione un po' forte, ma che ha una ragione di esistere. Noi riteniamo, noi razza umana, riteniamo che ci siano delle razze inferiori. Una volta lo dicevamo degli schiavi, oggi lo diciamo per esempio delle razze animali, ci sentiamo in diritto di comportarci in un certo modo con le razze animali. Il computer è la macchina che deve fare quello che noi gliele insegniamo a fare e star zitto, lavorare e tacere, obbedire a quelli che sono i nostri ordini e comportarsi secondo i nostri desiderata, senza mai replicare e senza mai disobbedire.
E se i computer dovessero domani considerarci così? E se dovessero imparare il nostro, mi permetto di usare il termine razzismo, e di considerarci razza inferiore perché siamo troppo stupidi per stare in giro a programmare macchine? Mi sono permesso di fare una serie così di voli pindarici che servono un po' a movimentare questa discussione. E per quanto riguarda Angelo e la dottoressa Gianfreda, così anche qui vorrei così, lanciare qualche stimolo per la discussione, non perché sia io a voler parlare, ma insomma per avviare un po' il discorso con i ragazzi che stanno dall'altra parte. Io e il collega Fabio Ciraci, che insieme con i suoi collaboratori ha fatto tantissimo per l'organizzazione di queste serate fantastiche, ci è venuta questa malattia del creare un centro di Digital Humanities, dove gli ingegneri informatici si sforzano di capire i filosofi e i filosofi si sforzano di capire gli ingegneri informatici. Non sempre ci riusciamo, ma è uno sforzo, almeno c'è uno sforzo. Quindi ad Angelo, a lui io chiedo, ma non hai la sensazione qualche volta che noi abbiamo un sistema di formazione totalmente baccato? Un sistema che si sforza di formare dei giuristi da una parte e degli informatici dall'altra, secondo barriere che una volta erano definite anacronistiche, adesso possono solo essere definite come intollerabili perché non sono più sostenibili. Noi abbiamo bisogno di cominciare, mi permetto di domandarlo, di chiedere il tuo parere, non abbiamo noi bisogno di cominciare oggi a fare la rivoluzione nel modo in cui si fa formazione a partire dalle scuole materne? Ma ha davvero ancora senso di esistere una distinzione fra la formazione in ambito giuridico come si fa oggi, la formazione in ambito informatico come si fa oggi, quando poi si arriva a situazioni nelle quali le domande sono più delle risposte? Forse siamo noi inadeguati a gestire un sistema di questo tipo. E in un certo senso la mia osservazione per la dottoressa Gianfreda è un po' nello stesso senso. Io mi capita di stare nell'università dove parlo con i ragazzi che non sono soddisfatti del modo in cui si fanno le interviste. Poi vado nelle aziende e parlo con i dipendenti che dicono: noi, i nostri dipendenti del settore HR, li vorremmo licenziare tutti perché sono le persone che non ci servono. E poi sento anche voi che per esempio fate sistemi di artificial intelligence per la selezione del personale e mi chiedo e vi chiedo, ma non è che qualche volta ci viene la sensazione che questi processi di scelta dei dipendenti delle aziende siano un po' bacati, siano un po' sbagliati, ci sia qualcosa di profondamente perverso dentro che andrebbe cambiato alla radice? Perché un vizio che mi capita di incontrare spesso nell'insegnare l'informatica è questo: si automatizzano male dei processi radicalmente sbagliati. Il risultato è disastroso, no? Se io, essere umano, con la mia flessibilità e la mia intelligenza, non riesco a far funzionare bene le HR nelle aziende e poi affido il controllo a una macchina, che cosa mi aspetto? Che magicamente tutto funzioni meglio? Bah, probabilmente riesco a liberarmi qualche pomeriggio ed andarmene al mare prima, ma è questo l'obiettivo? Spero di aver concluso con un po' di domande che servono a vivacizzare la discussione. E adesso mi taccio e vi lascio la parola. Prego, professore Tamburrini, vuole rispondere al professore Bochicchio? Sì, no, non voglio rispondere, voglio elaborare su quello che il professore ha detto. E anzitutto mi trovo molto bene con questa idea dello specchio, no? Cioè, in fondo è da quando è nata l'intelligenza artificiale, come è stato ricordato anche prima, che in qualche modo ci chiediamo, compete, imita, supera quella naturale, no? E quindi dal punto di vista della mente cognitiva questo è stato molto importante nella seconda metà del Novecento sicuramente, e lì abbiamo visto somiglianze, differenze, però difficilmente tra l'altro definibili in modo preciso, cioè sappiamo che non c'è consapevolezza, però ci potrebbe essere, chi lo sa, e quindi anche il problema, per così dire, del razzismo verso un'entità di tipo inferiore che però potrebbe rivelarsi anche poi alla fine superiore. Per esempio,
Noi abbiamo parlato molto di dati generati da umani, ma sarà sempre così. Se adesso stiamo cominciando a affidare alcuni pezzi sotto parti di un intervento chirurgico a un robot che apprende, perché? Perché magari ha delle capacità molto più fine di andare a intervenire su certi tessuti, in microchirurgia, eccetera. A un certo punto i dati da cui impareranno le future generazioni di robot saranno quelle generate da operazioni chirurgiche fatte da robot in parte, ovviamente. E quindi in un certo senso ci sarà il problema di chi sarà più bravo e di un de-skilling, come si dice, dell'essere umano. Quindi questi sono problemi sicuramente importanti. Io credo che in questa prima parte di questo secolo, oltre la mente cognitiva come elemento di paragone, di specchio, di cercare di afferrare che cosa è veramente umano, che cosa non lo è, c'è anche la mente morale. Cioè possiamo, per così dire, creare dei robot capaci di qualche livello di competenza morale, per esempio seguire una regola morale, oppure riflettere se la propria regola morale è adeguata, inventarsene una nuova che fa il fronte a nuove, a nuove esigenze della società, capirle per esempio. Boh, chi lo sa, però sono tutte prospettive ovviamente non solo filosofiche ma anche tecnologiche molto interessanti. Una cosa che bisogna dire è che è anche un'arma a doppio taglio questo uso dell'apprendimento per quanto riguarda l'innovazione e invece la conformità a qualcosa che abbiamo già visto. Il professor Bochicchio ha parlato di robot maleducati, ha parlato di robot ignoranti o di intelligenze artificiali ignoranti possibili, io potrei parlare anche di intelligenze artificiali conformiste. In un certo senso il paradigma dominante è quello di un'intelligenza artificiale che proietta il passato da cui apprende sul futuro. Naturalmente c'è anche qualche cosa, diciamo, che potrebbe essere innovativo in questo, perché per esempio potrebbe imparare a vedere nel passato, quindi nei dati del passato, degli indizi e delle correlazioni che noi non siamo stati in grado di vedere, proprio perché impara in modo automatico a trovare tante più correlazioni. Allora, come possiamo sfruttare questo, le correlazioni, per così dire, sorprendenti, e nello stesso tempo guardarci da un robot che proietta sempre lo stesso passato opprimente sul futuro? Per esempio fa la selezione del personale sempre su alcune caratteristiche che non corrispondono più alle esigenze del mercato che innova, naturalmente facendo riferimento, e che magari ci sono delle capacità nuove, per esempio di tipo sociale, relazionale, visto che tanti compiti più di routine sono sostituiti da intelligenze artificiali e da robot e da sistemi informatici, che invece dobbiamo valorizzare di più e che invece gli uffici e il personale non lo hanno fatto né con gli umani né con l'aiuto delle intelligenze artificiali. Va bene, sono molto contento, per cui concludere, di questo richiamo fondamentale a una cosa difficilissima, non so se sapremo mai farla, che è quello del superamento di queste due culture che in qualche modo, da un lato, come dire, con la loro necessità legata allo specialismo imprescindibile, perché se siamo arrivati qui è perché la divisione del lavoro intellettuale ci ha portato anche a tutto ciò, però ne capiamo anche i limiti. Come possiamo superarli? Beh, questo di oggi stasera sicuramente è un ponte. Cerchiamo di costruirne anche più grandi e più robusti. Grazie professore. Volevo chiedere alla dottoressa Gianfredda se ha qualcosa da dire in merito a quello che diceva il professore Bochicchio, e ne approfitto per chiederle: ma i candidati sono informati del fatto che c'è un'intelligenza artificiale che valuta la loro candidatura? Sì, questo deve essere detto, solitamente fa parte poi dei... E diciamo che dal nostro punto di vista non è un problema, perché noi vendiamo il software all'azienda ed è poi l'azienda che
ha il suo protocollo nell'interazione col candidato, però ecco, so per certo che, perlomeno nella mia esperienza, so che comunque queste procedure sono solitamente note poi ai candidati. Sì, sono d'accordo ovviamente con quello che il professor Bochicchio diceva. E effettivamente sì, dei pomeriggi liberi sicuramente si guadagnano. Forse, analizzando il problema, un qualcosa che potrebbe essere un vantaggio più o meno obiettivo è che si perde quel bias nella fase di intervista, che è relativo proprio alla soggettività della persona che fa l'intervista. Nel momento in cui c'è un software che è sempre lo stesso, che analizza i curriculum, perlomeno c'è un'oggettività che è dovuta a quello, no? Quindi non c'è il problema che se un curriculum è analizzato da Pino e magari da Roberto poi può avere un esito differente, però ovviamente c'è tutto quello di cui abbiamo parlato che resta un grosso scoglio. Grazie dottoressa. Il dottor Alù voleva aggiungere qualcosa? Vabbè, solamente che il professore Bochicchio è diventato uno dei miei miti per quello che ha detto, quindi ci tengo a dichiararlo pubblicamente, sottoscrivo nelle sue riflessioni, nei suoi dubbi tutto, tema incompetenze e analfabetizzazione devastante in Italia, ma lo attestano periodicamente le ricerche e i casi di studio sul livello molto basso di cultura digitale, quindi giustamente noi immaginiamo già di passare a questo livello specialistico avanzato, parlando di aspetti molto complessi, presupponendo che ci sia una base sottostante che forse manca per tanti motivi, ecosistemi non integrati a livello locale e nazionale rispetto ad altri contesti molto più evoluti da questo punto di vista. Sul tema che evidenzia l'approccio giuridico, il sapere del giurista oggi adeguato, secondo me no, ma no perché esprime quel dogmatismo di una società che non esiste più. Il prodotto del diritto che ancora si porta avanti è un prodotto che risale ad un'era industriale per la visione, per i paradigmi, per quello che esprime sottostante alla norma che non esiste più, e quindi trasversalità totale. Io un po' la esprimerei con il concetto di oggi, code is law, che peraltro dice uno dei più rilevanti esponenti del diritto a livello mondiale, proprio per ribaltare da giurista l'importanza del codice per chi conosce le leggi, da conoscitore anche del codice dell'informatica come presupposto fondamentale per regolare questi aspetti. Per il resto resta il mio mito, il professore. Beh, mi fa piacere che questo incontro gli abbia regalato un nuovo mito. Grazie dottor Alù. Adesso c'è il professore Ciraci che aveva delle domande da porre ai nostri relatori. Sì, io ovviamente approfitto biecamente della mia posizione di privilegio, perché voglio dire, non potrei non farlo, intanto perché mi trovo di fronte a relatori che mi hanno stimolato a 360 gradi, cominciando dal collega Tamburrini, che ha messo sul piatto insomma una serie di problemi di carattere filosofico. E allora permettetemi di fare il mio mestiere, come diceva Mario Bochicchio, che ovviamente è un mito per tutti noi, io devo dire che è un faro intellettuale per tanti motivi di carattere personale. Lasciamo perdere i miti. E rimarrà registrato, insomma, questo in modo perpetuo ed eterno.
No, volevo dire che c'è uno scambio nel nostro centro molto bello perché c'è la componente filosofica, c'è la componente ingegneristica, abbiamo degli esperti in sociologia, abbiamo degli esperti in new media, in media studies, e questo ovviamente ci... Biologia. In biologia, in diritto, in sociologia, quindi è un centro che poggia su 8 dipartimenti e questo ci dà una serie di vantaggi enormi. Però approfitto adesso del collega che fa filosofia della scienza ed è molto più esperto di me per porre delle domande probabilmente un po' stupide, che però mi arrovellano, perché il punto è questo, e sono le seguenti. La prima, io mi baso anche su quello che ha scritto Guglielmo Tamburrini, che consiglio a tutti di leggere perché è sicuramente una punta della ricerca avanzata in Italia su questo tema, mi permetto di dire in maniera molto, molto spassionata e inopinata. Ma primo tema, le etiche che confliggono fra di loro, noi ci occupiamo di questo, ma sappiamo benissimo, assieme al collega, ne parlavamo prima del collegamento, che etiche delle conseguenze, etiche della responsabilità, etiche del dovere sono molto diverse. E quando vediamo la costruzione da un punto di vista legale sulla base di presupposti di carattere etico, in realtà ci troviamo di fronte a parti non sistematiche che richiamano un tutto e che noi conosciamo per via del fatto che lo studiamo, ma molte volte confliggono fra di loro. E quindi ci vuole un approccio empirico, ci vuole una mediazione. Come si fa a fare questa mediazione? Il secondo punto, e mi richiamo a quello che diceva Mario Bocchicchio, che è veramente molto interessante da questo punto di vista ed è stato antesignano di una certa questione relativa agli algoritmi che discriminano le persone. Ne parlavamo veramente 4-5 anni fa con Mario durante un convegno sul razzismo, per l'appunto. Ora, l'etica che investe tutti quanti noi come esseri umani, investe, come intenderebbe per esempio Floridi, ogni forma di inform, cioè anche sistemi automatici, per quanto poi esista, sempre addetto di Floridi, questa sorta di divorzio, no? Fra azione e pensiero, e penso che questa sia un'opinione che possiamo condividere. Sì, le macchine sono il nostro specchio, riflettono anche i nostri pregiudizi, ma io voglio dire con piacere finalmente sento parlare di bias, ovviamente Tamburrini lo fa già da tempo, da parte degli algoritmi. Voi ricorderete una certa mitologia della net neutrality che ha fatto anche dei danni dal punto di vista politico, se mi permettete anche questo risvolto e questo impatto. Quindi sollevano questi problemi altri problemi altrettanto importanti che non sono a valle, per noi filosofi non sono a valle, sono a monte. Perché sono di principio e di condizione e sono quello che permette poi un ingegnere, a un nostro collega che riflette con noi e ci aiuta a capire meglio attraverso la scienza quello che noi stiamo facendo, le condizioni di possibilità materiali, mi permetterete di utilizzare un poco Kant, quello che veramente possiamo fare, perché a parte Tamburrini, che ovviamente avrete capito che stimo moltissimo, e molti filosofi parlano e ciarlano perché non hanno proprio esperienza materiale. Qui abbiamo avuto la fortuna di avere la dottoressa Gianfreda che è sul campo e lavora, abbiamo avuto la fortuna di avere il dottor Angelo Lu che ci ha spiegato un poco le questioni relative anche al diritto, e questo è veramente un incontro fortunato e prezioso per il quale ringrazio moltissimo Elena Colonna che ha organizzato la cosa. Però, insomma, si pongono una serie di domande che intersecano discipline diverse. E o ci mettiamo a fare un'altra scuola di Francoforte, caro Tamburrini, altrimenti insomma la cosa la vedo un po' difficile, filosofi con i filosofi. Però cedo subito la parola e ringrazio tutti i preziosi relatori per questo incontro davvero molto molto interessante. Grazie. Dico qualcosa io? Oppure come? No, non lo so. Prego, no. Allora Fabio, io il primo punto mi soffermerei in particolare, cioè questa idea che in fondo nella nostra mente, nella mente sociale anche, convivono tanti principi etici che possono confliggere, che si possono far risalire a tradizioni diverse. Appunto il benessere collettivo e quindi le conseguenze del nostro agire, che per gli ingegneri è qualcosa di estremamente importante, e naturalmente invece per esempio etica dei doveri o l'etica delle virtù e altre cose del genere. Ora, nel caso individuale, noi delle persone sappiamo che queste robe
questi conflitti possono portare a dei veri e propri dilemmi morali e a delle tragedie. Pensiamo al film La scelta di Sophie, no? Che deve dare al nazista uno dei due bambini, dei due figli, e che hanno un residuo anche di colpa e che non può passare, perché qualunque scelta sarebbe stata sbagliata. Ora, io credo nel caso dell'etica applicata a questioni tecnologiche in generale, la cosa è un po' diversa. I conflitti fra questi vari principi ci indicano il problem solving che dobbiamo fare da un punto di vista di società, che poi è un processo deliberativo. Il lavoro del filosofo magari è quello di mettere in campo tutte le tensioni che ci possono essere fra questi vari, ma poi alla fine bisogna arrivare, per esempio, pensiamo ai veicoli autonomi. Se mai li riusciremo a progettare in condizioni di sicurezza e di migliore performance rispetto ai conducenti umani, no? Beh, forse la società deve dire, beh, ok, li vogliamo, perché noi c'è questa strage sulle strade che dobbiamo, però nello stesso tempo, appunto rispetto ai famosi casi delle collisioni inevitabili, ma rispetto a tante altre cose, possono essere la libertà di guidare, la sicurezza, eccetera, ci sono dei trade-off che queste tensioni, e a un certo punto una qualche decisione bisogna metterla in campo, no? E questo non è diverso da quello che è accaduto per tante altre tecnologie. Noi sappiamo che per scavare gallerie c'erano i conti in cui si diceva ogni tanti chilometri morirà un addetto. Era un costo sociale che in qualche modo terribile, ma che è stato accettato dalla società, perché costruire una linea ferroviaria o altre cose. Allora, secondo me c'è un ruolo diverso che hanno questi dilemmi nella decisione sociale, e quindi anche un ruolo diverso per i filosofi che si occupano di queste cose, no? L'altra cosa è troppo ampia, quindi io mi fermo praticamente qua. Ti ringrazio del tuo intervento. Vorrei soltanto dire, quando parlavo di specchio, io non voglio dire soltanto noi vediamo il bias nelle macchine. Guardate, queste macchine hanno portato fuori i bias che avevamo noi, credo che la dottoressa Gianfreda ce lo può confermare, per cui molte volte addirittura fanno un po' meglio di noi, o perlomeno ci aiutano a guardare, a cercare di fare pulizia dentro la nostra mente, diciamo, cognitiva e morale insieme. Quindi lo specchio, per così dire, è una dialettica estremamente interessante, non so se negativa come la scuola di Francoforte vorrebbe, però insomma no, credo che è una dialettica molto interessante questa qua, e continuerà per molto, e continuerà anche, per così dire, in modo, proprio per quello che dicevo, essendoci per esempio 20 nozioni di bias e di fairness, di esenzione dal... Quali sono importanti, visto che non tutte possono essere, alcune sono ortogonali, non possono essere messe compatibilmente nello stesso sistema? Quale vogliamo scegliere? Quali vogliamo privilegiare? Queste sono altre decisioni sociali che dobbiamo prendere. C'è qualcuno, forse Ilenia, che sta raccogliendo domande dal pubblico? Sarei curioso di avere qualche intervento. Le domande ci sarebbero, le abbiamo anche trasferite, ma non le abbiamo pubblicate, perché le abbiamo raccolte sotto forma di rivolgimenti ultimi, le abbiamo pacchettizzate, insomma. Adesso possiamo forse passare la parola a Ilenia. Non so se Ilenia vuoi eventualmente fare alcune considerazioni finali e chiudere in pochissimi minuti, perché siamo al limite massimo. Sì. Sì, no, io prima di ringraziare tutti volevo solamente agganciarmi a quello che stavi dicendo te poco fa riguardo al periodo in cui si parlava della neutralità del web, no? Nessun ambito, nessun ambiente mediale è mai neutro, dato che io vengo dalla sociologia, il buon Marshall McLuhan lo diceva, il medium è il messaggio, nessun medium è mai neutro, tantomeno ovviamente la rete. Solo questo, io volevo ringraziare tutti i relatori, tutte ovviamente le persone che ci stanno seguendo, in particolare i nostri relatori, il professore Tamburrini, la dottoressa Gianfreda, il dottor Alù, il professore Bochicchi, ovviamente Fabio Ciraci e Patrizia Migiano, che erano
erano in regia e hanno permesso di, diciamo, di mandare avanti questa diretta con i vari belli della diretta. Ecco, se fossimo adesso in un ambiente mediale analogico, avremmo detto il bello della diretta, in realtà il bello dello streaming. Sono successe un po' di cose, ma grazie alla regia abbiamo risolto tutto. Quindi, cosa dire, sono molto contenta di questo primo appuntamento e speriamo che anche gli altri saranno seguiti in questo modo, sicuramente saranno altrettanto interessanti. Quindi io Possiamo ringrazio ricordare il tutti. secondo, forse? Possiamo forse ricordare il secondo appuntamento, se sei d'accordo. Che è il prossimo mercoledì. Sì, il 27 ottobre, immagini del passato, immagini del futuro. Sempre alle 18. Ovviamente il programma si trova come al solito sulle nostre news del centro. Chiedo a tutti di affidarsi a quello anche per i link, perché potremmo aggiornarli per ovvi problemi tecnici che sempre incombono in questo tipo di organizzazione. Grazie ancora. Quello che... Grazie ancora, buona serata a tutti, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie.